Rivoluzione cristiana non appoggia più l'amministrazione francese. Ad annunciarlo Fernando Zara in una conferenza stampa organizzata questa mattina presso la scuola De Amicis. Alla base della decisione dell'ex sindaco una serie di ragioni legate a quello che è stato definito il tradimento della rivoluzione rosa annunciato 2 anni fa con l'elezione della sindaca francese. Si riparte da un pensiero che avevamo avuto 2 anni e mezzo fa, cioè quasi 3 anni fa, avevamo sperato che una nuova campagna elettorale dopo i 3 anni di commissariamento e l'elezione di un sindaco che dava tante speranze potesse creare una scossa a questa città e dare sviluppo sociale ed economico. È il momento che, per chi ha partecipato a quella campagna elettorale e ha fatto vincere questa amministrazione, si lanci un messaggio chiaro a questa città. Il 90% dei battipagliesi è disilluso, la città è crollata in una profonda apatia, c'è una palude melmosa in cui non c'è ossigeno, l'amministrazione è incapace di incarnare i processi più semplici, flussi di finanziamento che si perdono, rapporti umani, politici, personali disintegrati e distrutti, un consiglio comunale in verità senza offesa per gli uomini, naturalmente per le persone, ma il cui livello è non definibile, per cui c'è una situazione da cui bisogna ripartire. Per costruire il futuro bisogna dire con chiarezza oggi che questa amministrazione ha fallito, che se ne facessero una ragione si dovrebbero dimettere in blocco e andare tutti a casa, ma si dovrebbero dimettere, dovrebbero prendere consapevolezza della insipienza, dell'incompetenza e dell'incapacità. Perché questo tipo di affermazioni oggi dopo 3 anni? Perché io personalmente ho tentato in tutti i modi di capitalizzare quella vittoria. Speravamo in una rivoluzione rosa. Ricordate i palloncini rosa di quella campagna elettorale? Io ci credevo. Credevo nelle persone, in quelle persone ci siamo trovati di fronte a una realtà completamente diversa. Oggi questa città è morta. Questa città vuole che alcune persone o tante persone creino qualche cosa di diverso per il futuro e diano una indicazione chiara e precisa. Questa amministrazione non rappresenta più Battipaglia, questo Consiglio Comunale non rappresenta più Battipaglia, ne dovrebbero prendere atto e andare a casa.